Non dico che sembrano proprio gambe, però... vedi? Cioè, solo per l'impegno un beluga poi, non dugongo. Usa droghe scadenti la dottoressa. Per i 400 cilmatina. Questo è più un beluga, in effetti. Però i marinai anticamente, infatti diceva anche le sirene erano brutte, eh. Le sirene dicevano che erano brutte anticamente. Dopo è passato al mito della sirena bella, ve lo dico, quindi... Petto di conchiglie di Zara che si innamora di un tizio con cui non ha mai scambiato manco una parola, che però è ricco e bello, e per cui quindi sacrificherà la voce, si mutilerà ed abbandonerà la sua intera famiglia. Perché lui è bello. Ehi, bentornata ciurma. Bentornati a tutti voi che avete scelto di iscrivervi a questo vascellazzo che naviga sulle acque del disagio. Ho notato che vi è un tantinello... un tantinello traumatizzati con gli ultimi episodi di Scienza Brutta. Bene. Ho pensato che fosse il caso di prenderci una pausa, insomma. Boh, rilassarci. Magari guardarci un film insieme. Una cosa tranquilla, insomma. E perché no? Magari La Sirenetta, un ennesimo classico amorale Disney del 1989 con una principessa. Oh, perché tutte le bambine sognano di essere principesse. Vero? Tranne Xena. Pensa che il film Disney precedente in cui appariva una principessa era La Bella Addormentata del 1959. Cioè, 30 anni prima. Hanno aspettato 30 anni per fare un altro film con una principessa. E come mai? Beh, perché La Bella Addormentata fu un flop mostruoso. Ed è incredibile come da flop diventò un capolavoro anni dopo. E questa è una cosa incredibile. Credo. Ce ne vuole per spacciare sto incubo stregato verde per un film per bambini. Io c'ho ancora i traumi. Molto meglio un incubo violaceo. Maledetti sadici della Disney. La storia fu presa da una fiaba classica di Hans Christian Andersen, che non era esattamente una fiaba per bambini. No. Ma molte fiabe non erano per bambini. No, decisamente no. Era un disastro. Era una di quelle fiabe che racconterebbe Charles Manson per far addormentare il figlio di Satana. Ve la racconto dopo, a fine video. No. Fidatevi, è meglio. Tra l'altro, stanno per farci un live action su sta roba. Cioè, ma voi ce lo vedete? Devono riuscire a rendere credibile una tizia con le pinne che parla con un crostaceo giamaicano. Un crostaceo giamaicano con i denti. Dai, che cosa potrebbe andare storto? E vi faccio anche notare che effettivamente le sirene esistono. Esistono davvero. Parliamo dell'ordine dei Sirenia, di cui fanno parte quei sexy dugonghi. Sì. Guarda che bella dugonga. Quando vedo Naomi le dico sempre: sei la mia bella dugonga. Vieni qua dugongona. Poi la prendo a pinnate perché così le faccio sentire nel suo habitat. Che forme. Che sexy, che morbidezza. Cristoforo Colombo, durante il viaggio verso le Americhe, intravide tre sirene davanti alla prua della nave. Come scrisse nei suoi diari, sono balzate fuori dal mare, ma non erano belle come si racconta, perché le loro volte avevano alcuni tratti maschili. Ma come? Come i dugonghi hanno tratti maschili? Colombo, ma che cazzo ti sei fumato prima di partire per l'America? Come dicono Aldo, Giovanni e Giacomo, ma che cazzo di animali vedi? Ma che cazzo hai... Dovevi vedere che bella cornina e muschiate che aveva. Erano dugonghi o lamantini, ma per Colombo erano sirene ammaglianti. Era ora, fatto però, a merda, considerando Colombo. Considerando che i lamantini sono anche noti come mucche di mare o porcelli di mare... Vabbè... Ecco, io non so esattamente che gusti avesse Colombo, però... Prima di guardarci insieme, ma rigorosamente male, questo film, torna alla rubrica più amata dai proglottidi di tutto il fondo del mare. Cose che nessuno voleva sapere! Il primo design di Ursula la vedeva rappresentata come un pesce scorpione. D'altronde, nella favola di Andersen non era descritta per niente. Quindi si potevano prendere delle libertà. Alla fine si sono ispirati alla drag queen di Van. Alex, grazie per otto, Valentino, entrambe armate. Platinette, che però... Platinette, sto pensando anch'io, è Platinette. L'ultima volta che ho controllato non aveva tentacoli. Ma forse non ho controllato bene. Sulla copertina c'era nascosto un... Ma dai, ma non è un pisello, ma basta! Le sembianze del dugongo Ariel sono ispirate ad Alissa Milano, che però, secondo me, non ci azzecca niente. Quindi, o ci hanno preso in giro, o i disegnatori della Disney sono pazzi! Nonostante ciò, gli animatori della Disney avevano bisogno di riferimenti reali, e fu Sherry Stoner a interpretare tutte le scene. Tutte. Ammazza che palle. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got gadgets and gizmos aplenty. A sta tizia l'hanno persino ripresa per 3 giorni dentro una piscina per vedere come si muoveva... tutto.
vedi, cioè, questo non lo sapevo che fosse stato tutto, questo, insomma, il processo creativo. Pensa quanto devi essere sfigata di interpretare interamente un personaggio comportandoti per ore come un coglione e poi quegli infami ci vanno ad appiccicare un'altra faccia sulla tua. Ma io vi denunciavo, vi mangiavo la faccia, sono stata una principessa Disney. Questo non lo sapevo, non avevo idea. Quella con la coda di pesce. Parlavo con i pesci. Stiamo parlando di porno, vero? Ma cosa curriculum puoi metterlo? Ne sa qualcosa l'attore di Kermit la rana? Nicolas Cage sarebbe stato una grandissima Ariel. Sì, lo so che ve lo state domandando. Eh sì, tutto è più bello con Nicolas Cage. Vabbè, va, vediamoci il film. Ovviamente come solo noi potremmo fare. Male! Il film inizia con degli erotomani che nuotano. Arriva una nave e dei marinai si mettono a cantare. Così, a cazzo di cane. E tu ti ricordi che è un cartone Disney e che nei cartoni Disney tutti hanno inspiegabilmente voglia di cantare ed inizia a martellarti vigorosamente i marroni. Sulla nave sono tutti brutti e vestiti da baobab, tranne lui. Lui, perché lui è bello. Lui è un principe. C'ha gli occhi azzurri, lui. Vabbè, guarda che lui è anche uno dei principi preferiti, Guarda che in realtà, statisticamente parlando, quando hanno chiesto chi era il principe preferito della Disney, lui ha preso un sacco di voti, Lui ne ha presi parecchi di voti, come principe preferito, Anche se in realtà, per me, il più figo rimane sempre la bestia in versione umana. Il problema è che la bestia in versione umana c'ha una faccia da triglia, è quello il suo problema. Magic, grazie per i 7, Palatino. Cioè, quando la bestia torna umana, il principe, quando si gira verso Belle, sembra che sia fatto di codeina, ce la guarda così... Sembra che sia fatto di droga. È quello il suo problema. I glutei sodi, 27 cm di virilità. Lui ama i cagnolini. Lui, che lui non solo è bello, ma è pure bravo. È bravo, lo chiamano Padre Teresa di Palputta. Non potevano essere che sono due, tre i bellocci sulla nave. No, lui, solo lui. Lui fa schifo, lui è peggio, lui pure. Beh, lui è un dio, lui. Perché se sei una bambina ti devi innamorare di lui e nel tuo privato sgrillettarti su di lui. Ma poi tra l'altro non c'entra un cazzo, scusate, ma quanto è grosso il principe della Bella e la Bestia? Ora non c'entra un cazzo, ma quanto è grosso? È enorme! Cioè la bestia torna in versione umana e lui è grosso come la bestia! Cioè che cazzo è 2,20 m? Era gigantesco, se ci fate caso! Cazzo, quando si alza in piedi è tipo 2,50 m! È un armadio, cazzo! Cioè ho detto, minchia, io pensavo tornasse umano! Cioè la bestia è lui con i peli, non c'è differenza, cioè è gigantesco! Disney, basta con questo classismo! Vogliamo un principe con l'alopecia e la panza! Vogliamo un principe pugliese! Questo cartone ci ha mentito e rovinato fin dall'infanzia ogni possibile rapporto sociale con l'altro sesso, imbottendoci la vita di menzogne e aspettative! Vi hanno mentito, bambine. Lui non esiste. Non esiste. Non esiste. Mo' ci sta una balena e... un tizio nudo. E oltre all'altezza c'è di più. Senza senso. Ma che è sta cosa? Che è sta zozzeri? Benvenuti nella versione post-apocalittica di Venezia. E mezzo in tangenti. La mala politica e gli scontri tra gondolieri l'hanno fatta lentamente scivolare in fondo al mar, dove a causa degli scarichi industriali di caffè da 45 euro a tazzina le persone sono lentamente evolute in dugonghi. Qui ci sta un cavalluccio marino che si è mangiato un fischietto. Non è normale. Con la gorgiera. Ma come parla? Ed eccolo, su applausi scroscianti arriva il sindaco di Venezia, Re Tritone. Sindaco di Venezia. Per gli amici, Tritonone il tritapesci. Su un carro di tartaruga sventrata, trainato da tre erotomani allupati che si spruzzano ormoni addosso. 97 anni di pettorali, più fisicato di un canguro fisicato, depilato come il culo di un bambino, manco un pelo sotto le... È vero, cazzo, il padre di Ariel era un armadio. Re Tritone era un armadio comunque, cazzo, era un bestione. Scelle col capello lungo di virilità prorompente. Questo non è un pesce. Questo è un modello di Calvin Klein. Era Chad. Vabbè, il padre di Ari era la Chad, non è che si può negare, voglio dire. Era tantissimo Chad suo padre. E qui torno a incazzarmi, sto qua e... Quando si cazza con Ariel che usa il tridente per sparare dei laser, disintegra mezza lì Atlantide, dove cazzo vivono? Il dio del mare. Non l'hanno chiamato Nettuno soltanto perché in dialetto postmoderno veneziano suonava un po' come una bestemmia. Perché sti dei devono essere sempre così? Sto qua era arabo, porco cane. Chi è che passa tutte le settimane a depilarmi le ascelle? Per fare il figo prende il tridente d'oro che racchiude tutti i poteri del mare e accende le lampadine.
Ok. Io da bambino l'ho sempre voluto quel tridente. L'avrei sempre voluto quel tridente. È fighissimo perché spari i laser. L'avrei sempre voluto, cazzo. Mi pare un po' uno spreco, ma vabbè. Lo so fare anch'io. Alexa, accendi le luci. Ah, vabbè, noi abbiamo la Alexa, tecnologia terrestre. Versami da bere. Veramente io sono Eugenio. Versami da bere. Lui appiccica le luci e tutti esultano. Che figo! Che uomo! Bravissimo! Gravidami! Sì, appiccica pure sta zampogna! Comunque nel pubblico ci sta Topolino, Pippo e Pippo. È vero, Papelli. È vero, quello era un cameo. Era un cameo della sirenetta, è vero, lo sapevo. Ma che sono diventati anfibi? Ma quello è mio cugino. Giorgio! Vattene via da là, che questi sono scemi! Ma che cos'è? Ma che c'aveva una pomata per la prostata come madre? Sebastian, il granchio giamaicano con i denti. Con i denti. Non è per fare il pignolo, ma questo non è un granchio. Questo è un granchio. Questo è un incubo. Ma tecnicamente Sebastian è un paguro, non è un granchio. Se metti i denti a un granchio diventa tipo così. No? Ma Sebastian è più un paguro! Adesso l'ho sbagliato anatomicamente, ma pure moralmente. Questo è il male. Sebastian comunque è il compositore della corte di Venezia. E se nel tuo regno il miglior compositore è un crostaceo, io qualche domanda me la farei. Parte un'altra canzoncina ed io torno mestamente a martellarmi gli zebedei con prepotenza. Che palle! A cantare le figlie del sindaco Tritonone. Ammazza, e quante sono? Ci ha dato dentro il tritonone, eh? Dai, è trito! Sei l'orgoglio dei marpioni! Ricapitolando, il sindaco ha invitato tutto il regno e Pippo a una recita brutta a cui partecipano le sue 300 figlie. Nel cast ci sono solo le sue figlie, solo. Perché sì, perché c'è meritocrazia a Venezia. No, è perché essendo lui talmente virile, talmente child, che quando nasce un figlio maschio lo ammazza immediatamente perché lui può essere l'unico maschio a governare, quindi... Perché nei cartoni Disney ci deve essere sempre una dittatura in mezzo? Sta qua una dittatura, eh? Mica ti puoi prendere la libertà di non presentarti alla recita delle figlie del sindaco. Ti arrestano a vita, ti sparano in faccia. Perché sì, c'è stato sicuramente un impiegato stronzo che è andato porta a porta a dire: oh, oggi c'è la recita delle figlie del sindaco. Ma che palle ancora? Sì. E io non ci vengo. E noi ti spariamo con un pesce cannone in faccia. E allora ci vengo. Bravo. Sono pallose le recite di chi conosci. Immagina quelle di uno che ti sta pure sulle palle. Comunque si scopre che il pezzo forte, Ariel, la figlia minorenne del re Tritonone, non c'è. E lui ovviamente si ingazza. E che figura di merda è? Ha costretto un regno a venire a vedere una recita di cui nessuno se ne fregava niente. E soprattutto brutta. E poi manca la raccomandata d'onore. Ecco, guarda che pesante. La raccomandata in questione stava giocando con il suo migliore amico, Flander. Sì, che io ho sempre pensato fosse sotto effetto di acidi Flander, perché faceva delle facce che sembrava un pesce che, non so, sarà il problema delle acque reflue, le acque inquinate, gli scarichi di industriali. Ma Flander sembrava permanentemente sotto effetto di sostanze. Il pesce rincoglionito. E se nella vastità del cacchio di oceano questa è la cosa più vicina ad un amico che hai trovato, al punto di essere considerato il tuo migliore amico, un pesce, eppure scemo, io una domanda me la farei. Flanders è un pesce dell'espressività di Martellone. E della voce... Vedi, te l'ho detto! Sembra sempre drogato! Sembra sempre sotto effetto di acidi, Flanders! Cioè, voglio dire, per sembrarmi sotto effetto di acidi Flander e non il gabbiano, due domande me le farei. Curiosa come una zanzara che cavalca una mosca e suona la zecca dentro il tuo orecchio. Ho paura di prendermi un raffreddore. Sì, ho una tosse. Non ci posso. Basta parlare. Vado per queste cose. Basta parlare. Non posso crederci. Dimmi che non sto sognando. Perbacco. Posate? Michele, grazie per i 6, Valentino! Posate? Pure Ariel è rincoglionita. Ma tranquilli, arriva Paolo lo squalo a salvarci. Sì, uno squalo. Squale, squello. Squalo, squalo del mio cuore. Dai, e ti prego, squarqua. Questa è la faccia che fa la tua fidanzata quando vede una cimice in camera, vedi, uguale. Uguale, stessa espressione, bocca spalancata, vede una cimice e fa un verso stridulo che spacca i timpani a tutti i pipistrelli dell'isolato. Uguale. Taglieli tutti. Non è uno squalo, è un ariete d'assalto. Quattro pinne all'orizzonte. Ma che squalo è? Un trinciapollo. Non è manco buono a fare il pesce.
Paolo, dai, e mangia l'infame, dai! Parlando di nuovo della bestia, posso dire che è semplicemente Shaquille O'Neal dopo che non si è depilato per 78 mesi. Anche sbiancato, perché era bianchissimo. Faccio sempre tante risate quando insulti Ashley. Grazie per il cirpatino, mica, grazie per i nomi, Matatino. Dai, ma... No, Paolo! No! Tra l'altro questa cosa è incredibile perché l'animale domestico della cattiva della Sirenetta 2 è effettivamente uno squalo. Quindi magari questo qui era lo squalo di quello di Morgana, la cattiva della Sirenetta 2. I due riemergono per incontrare Scuttle, il piccione speciale. Ariel! Tanto per cambiare, anche lui è rincoglionito. Best personaggio, best personaggio, best personaggio della Sirenetta. È lui! Best personaggio della Sirenetta, perché lui è esattamente come ci vedevamo noi a 40 anni, completamente rincoglioniti, disoccupati, che vivevamo con della paglia in un'isola deserta senza capire un cazzo, dicendo cose deliranti. Cioè lui rappresenta l'italiano ventenne tra 20 anni, lui è la rappresentazione perfetta di tutti gli adolescenti che non hanno futuro e si troveranno a dire stronzate su un'isola. Perfetto, evidentemente il consenso interattivo di Ariel quello è. A quanto pare lui è il ricettatore dei mari. Siete stati fortunati. Che cos'è? Sto cazzo. Questo che cos'è? Questo. Sto cazzo. Qui facciamo la conoscenza con Platincon Ursula, l'unico personaggio con problemi di ritenzione idrica della storia, che a differenza degli altri ha una carnagione violacea e tetri tentacoli neri come la morte. E che, inaspettatamente, è cattiva! Ma io guardare. Hai dimenticato di dire che è grassa. Perché nei film Disney tutti quelli che sono grassi o sono il servo scemo del re o del principe o sono i cattivi. I grassi buoni non esistono! Hai mai pensato? No. E come ogni brava cattiva parla da sola. Ma poverini sti cattivi che stanno a fare i monologhi sempre da soli, una tristezza, una solitudine. Sti qua sono cattivi perché sono depressi. Team cattivi sempre. Comunque per il live action Disney non fa cazzate. Ursula è ispirata a una drag queen. Non mi mettete a fare una modella free che fa Ursula. Emma Watson che fa Ursula. No! Ma scuola senza guidi. E noi? Woo! Ci siamo salvati. Poi è arrivato quel gabbio. No, per l'amor del cielo, non scherziamo, ci manca solo che Ursula diventa una modella di Victoria's Secret, eh. Ursula pesa 697 kg, al vocione così, e ricorda vagamente la zietta che vedi solo a Natale Little che ti strizza John il pappagoggio. Era grasso. Ti strizza il pappagoggio qua e va, come sta il mio nipotino? Quella è Ursula, eh. È la zia obesa che ti stacca il mento quando ti vede, non facciamo, cioè, grazie per il mattino, è vero, però neanche tanto in realtà. Ma chi la più lo sceriffo di Nottingham era obeso. Le fine di Little John era anche bello slanciato. Chiado Flanders, un bambino scemo. Per colpa del tuo comportamento, tutta la festa in mio onore è stata. È stato un disastro! Babbo, lei è un tantinello egocentrico, però. Hai rapito i cittadini di tutto sto cacchio di oceano, costringendoli a vedere una recita brutta. Ti dico che per i cittadini, Ariel, l'autosabotatina, è un'eroina. Della patrina. Non sono più una bambina. Sembrerà stupido, ma ho ancora il trauma di Ursula quando striscia sul ponte alla fine. Peggio di The Ring, Madonna santa. È stato fatto bene, grazie per il cirpatino. Ha ragione, Retritone, lei non è più una bambina, ha già 16 anni, voglio dire. Cioè, scusi, io accanto a 10 anni sono partito a catturare Pokémon da solo per il mondo, affrontando criminali ricercati, mettendo a repentaglio la mia vita a 10 anni. Voglio dire, uno diventa allenatore di Pokémon a 10 anni e non può saltare la recita a 16. Scusi, un po' d'apertura mentale, voglio dire. Ma certo, a 16 anni, ditecelo subito. Ariel, ti prego, prendi il mio mutuo. Da qualche anno ti danno la pensione. Ah già, la pensione non esiste. Finché vivrai sotto il mio oceano, obbedirai alle mie regole. Oh madonna, impegnativo però. Impegnativo, finché vivrai sotto il mio oceano. Ursula, quando era piccola, è stata uno dei primi animali domestici di Les. Poi hanno inventato gli scarichi ed Ursula è caduta. Andateci il patino, questo è impegnativo, di solito ti dicono sotto al mio tetto, qua tutto l'oceano. Ma che dialogo è questo? Ma che? Comunque il padre non vuole che lei vada in superficie, mai sia gli umani la vedano e la... Io a mio figlio gli dirò, finché vivrai sotto la mia atmosfera terrestre farei quello che dico io. Quando ti trasferirai su Marte potrai fare quello che vuoi. E lei dice, no, ma babbo, ma che cosa dici? E io dico, sì, maledetta dugonga ingenua. Sei metà minorenne e metà pesce. Questa è una nuova categoria di Yuzzos.
Se in parallelo il sogno erotico di un pesce palla e di un pesce vento. No, io dico con cognizione di causa, ho fatto le mie ricerche. Tipo, ho scoperto perché non è proprio felice di rimanere a casa col babbo. Ma che ma che schifo! Questo ma... Barbascu, ma che cazzo ci è andato a cercare? Ma... Boh. Davvero, boh. Ma chi cazzo? Soprattutto abbiamo capito che Ursula è più cattiva di quanto temessi. Ma chi cazzo è che si guarda i porno della sirenetta? Ma che cazzo? A questo punto ho molte domande. Molte, molte domande. E comunque, chi lo ha ideato sto coso? Ariel ha visto cose che noi umani. Non vorrei dire Ariel, ma dietro di te c'è un Enzo Parotorchi in bassa risoluzione. C'è gente che si sgrilletta da sta roba. Comunque, il re magnanimo affida ad ognuno il suo Ariel a Sebastian. Lui è il compositore di corte. Perché li affidi a lui? Questo è abuso di potere, lo capisci? Maledetto dittatore. Lui è un granchio, lei è una sirena. La tua faccia, vedi? La tua faccia quando torni a casa hai preso a tutti e due nelle verifiche e tua madre ti chiede: com'è andato oggi a scuola, amore? Bene, mamma! Bene! Come diavolo deve seguire? Guardatelo, poveraccio! Questo è anatomicamente sbagliato pure! Un crack non può muoversi così! Ha imparato pure come nuotare per accondiscendere il suo delirio dittatoriale. Comunque, seguendo la scopre della cleptomania di Ariel. Si è fregata mezz'oceano e se l'è imboscato. Come il mio gatto fa con le fascette per chiudere i pambauletti. Dove le nascoste le altre, ladro maledetto? Non capisco come un mondo che crea delle cose tanto meravigliose possa essere cattivo. Ti mai al mondo nero. No! L'altra canzone! No! Qualcuno mi spiega perché Ariel fa le moine come una sedicenne allupata che cerca like su Instagram? Ah già, è una sedicenne allupata. Leggo dall'internet. La canzone di Ariel doveva essere inizialmente tagliata dal film in seguito alle reazioni di alcuni bambini che avevano dimostrato indifferenza e noia durante i test di screening. L'animatore Glyn Keane, supervisore del personaggio di Ariel, si impose per far rimanere il pezzo all'interno della pellicola. Quindi, grazie Glyn Keane, grazie per quest'altra canzone, grazie! Comunque è sorprendente come tenga sto rossetto sott'acqua, una cosa pazzesca. A una certa arriva la nave, sopra sono tutti vestiti... Sempre, questo ti dovresti sorprendere di come fa a tenere i capelli con la messa in piega sott'acqua. Cioè, voglio dire, ha dei capelli che sembra uscita da un parrucchiere con la lacca sott'acqua. Ci sono tanti domande. Tutti uguali, tranne il belloccio di prima, che veste della linea calzetton di Armani. È il suo compleanno di 18 anni. Ed in preda alla megalomania da diciottesimo, fuochi d'artificio, schiavi che danzano e per regalo una modesta statua di 13 metri. A me ha comprato regalo calzini e pigiama. Ed ovviamente, del tutto inaspettatamente, è un principe. No, ma dai, ma davvero, ma vedi un po' certe volte il caso. Perché a volte il caso non è mai casuale. È bello. Vabbè, scusa, che cazzo ti aspetti? Che Ariel, quando si sposa con Eric, doveva preoccuparsi delle cartelle esattoriali e dei problemi con l'INPS e l'INAIL? Scusami, che storia Disney di merda sarebbe? Se la principessa si sposa con un tizio e dopo 6 mesi si vedono in casa dove lui le guarda e dice: amore, dobbiamo pagare le bollette. Cioè, il mutuo, tesoro, mi sa che devi smetterla di cantare come una ricoglionita e devi andare a lavoro. Cioè, scusami, è ovvio, deve essere milionario. Lo ama i cani, Alice. Schiavi, fuochi d'artificio, scimmiotta un pirata, ha un regno e gli regalano uno statue gigante. Questa si chiama ingiustizia sociale. E comunque, anche se compie 18 anni, ne dimostra 34. Sì, effettivamente. Lei si affaccia e 3, 2, 1, orgasmo. È innamorata. Cotta, proprio innamorata, amore vero, capito? Perché mica serve conoscerci. Sì, l'abbiamo già visto, i barbascura, i terapiatisti. Non siamo mica superficiali noi. Un principe con una statua. Boh. Che cosa ti serve più? Che si fotta il dialogo? Chi se ne frega? Lei è già pronta e apparecchiata per farsi ingravidare tutta. E qua le mie bestemmie sono tante da far impazzire il clima in una tempesta di santi e madonna. Un enorme San Giuseppe, particolarmente incazzato e cascato giù dal cielo, becca in pieno la nave che esplode. Boom! Tutti cadono ed affogano. Però il cagnolino è rimasto a bordo ed il principino si mette la salopette da pompiere e corre impavido a salvarlo. Perché, se non si fosse capito, lui è un principe buono! Posso pure crepare gli uomini, ma il cagnolino no! Il cagnolino mai! No, gli uomini sì, you can... Disney, dovete smetterla! Questo è un attacco diretto al nostro ego! Porco flogisto! Comunque, i santi continuano a cascare e tutto esplode. Boom, boom, boom! Però lui viene salvato dalla minorenne Dugonga. Lui, fanculo gli altri, quelli possono negare, però lui no! Lui è bello, lui. Lui è un principe, lui! Io invoco il sindacato pirata, signore e signori! Un pirata non lascerebbe mai i suoi uomini in mare!
Questo lo fanno i principi. Possiamo anche essere pazzi, avere dei vizi deprecabili, vestire in maniera strana, ma almeno abbiamo una morale. O principi o pirati. Scegliete, signorine e signorini. O principi o pirati. E così questa storia malata di una minorenne che si innamora di un tizio con cui non ha mai manco... Non lo so, non riesco a Ursula decidere. Ursula e Ashley, che... quando non è truccata, il granchio è palesemente set, perché si è Poseidone e il giga Chad Lessi il migliore e ha il tridente gold. Grazie per i cirmati. Non riesco a decidere perché, vabbè, i pirati hai più senso di libertà, è vero, però tra i pirati era molto comune avere la sifilide. E la cura per la sifilide nel 1700 non era mica l'antibiotico, non esisteva. La cura per la sifilide nel 1700 era metterti nel buco del cazzo una siringa più o meno con del mercurio. Credo che farò il principe, scusate. Ho parlato solo perché è bello? Si corona. Per un secondo riapre gli occhi. Sente una voce. Perché? Beh, il motivo è facile. Perché siccome la sifilide ti attacca il cazzo, la soluzione nel 1700, quando non c'era la medicina moderna, era... Mettiti il mercurio direttamente nel buco del cazzo, perché il mercurio devasta tutte le cellule che trova. E quindi probabilmente devasterà anche il virus. Ma comunque... Voce. Vede tipo la Madonna, ma con il durello. Sì, insomma, si innamora. Però lei fugge. In effetti su internet girano anche delle versioni alternative che spiegano come sia andato questo evento. Ecco, volevo mettere le mani in avanti. Sono fake news. Illazioni. Non ci credete. Per carità, non ci credete. Una ragazza mi ha salvato. Carina. Carina. C'ha Duzzin e mi sembra un Volkswagen. Ariel è felice. Cos'era quello? Cos'era quello? Carina. Carina. C'ha Duzzin e mi sembra un Volkswagen. Ariel. Perfetto. È felice e canta. E che cazzo! Vocalizza un gemito e l'acqua schizza. Ok. Ariel è innamorata. Questa volta è una cosa seria. In che senso questa volta? Quante altre volte ci sono state? Ariel, hai 16 anni per Bob! Vabbè, era precoce. E comunque dire. Si organizza. Ha già il pesce incorporato, sono precoci le sirene. Per rivedere il suo super fidanzatissimo amore per sempre che schisse e capire di che colore fare le piastrelle della cucina della loro futura casa. Dove mettere la culla dei bambini, eccetera, eccetera. Devo rivederlo stanotte. Poi Flounder farà degli spruzzi ed attirerà la sua attenzione. In che senso? Flander. Dovevi censurarli, non unirti a loro. Sebastian però vuol convincerlo a restare e quindi si mette a cantare. Non sai che canzone? Sì, l'unica canzone veramente bella della sirenetta è questa. No, Barba Scura. No. Questa è bella. Questa canzone è bella. È l'unica bella della sirenetta. Però è bella. Questa è bella. Non c'ho un cazzo da dire. Sono ci frigge o ci cucina. Quanto è saggio Sebastian. Il fricassea. Da questa canzone capiamo che Sebastian è un grande abusatore di spirulina. La terribile droga pinguina che viene spacciata anche in fondo al mare. Solo un abusatore l'unica, di spirulina però potrebbe questa concepire è bella. Una simile canzone. Il gatto il gatto si è girato, che ha fatto che è sto casino qua, sto dormendo. E poi guarda lui quanto è preso bene. Questo invece non sa manco dove si trova. Ma erano tutti fatti. Questo pesce c'ha il sax. Questo pesce vince su tutto. Sì. La canzone è bella, Tanto bella che pure Ariel si è spaccata le ovaie ed è sparita. Flander le mostra invece una sorpresona. Ha recuperato la statua del principe e gliel'ha portata nella sua... Vero, che ci pensavo? Ma come ha fatto? Caverna. Come? Come hai fatto? Infatti, la stessa cosa che pensavo anch'io quando guardavo il carteggio. Ma come ha fatto Flander, scusa, a trasportare una statua? È una statua di pietra, pesa 25 tonnellate e tu sei un pesce, pure scemo. Dell'espressione di un bimbo che si sta cagando addosso. Come hai fatto? Come dici, Eric? Vuoi che fuga con te? Ormai lei è andata. Come è... dici, Eric? Ora ti succhio il cazzo. Perso. È stato tutto così. Improvviso. Stava già per strusciarsi tutta quando... Figura di merda. Il padre l'ha scamata con le mani nella marmellata.
letteralmente. Vabbè, è una cosa che succede alle adolescenti. Mi sa che Barbascura ha frequentato Bologna. Può lacrime essere. Di gioia, lacrime di ma gioia, lacrime ma di cosa? Gioia, mi hai visto 5 minuti fa? Ma non c'è manco parlato. Comunque a questa affermazione la risposta del padre è bellissima. Io lo amo. Jules, grazie per gli 11, questo paladino. Questo è il no sincero che io abbia mai sentito. Io lo amo. No. È lo stesso no che tu da padre diresti se tua figlia tornando a casa ti dicesse che si è innamorato di un baranza. Sincero che no! Io lo amo. No. No. Devi morire. Morirete entrambi. No. È un umano, tu sei una sirena. Sì, tu sei un dugongo e lui è un bipede. Capiamoci, io sono per i diritti sociali, ma qua ci sono problemi anatomici. E poi per quel che mi riguarda ti puoi sposare anche con una vongola se la ami. Sono sicuro che tuo padre capirebbe. Ma esci a cena almeno una cazzo di volta. Ricordatevi di Colombo. Ci può essere amore tra mammiferi acquatici obesi ed esploratori in calzettoni. Comunque il padre incazzato inizia a polverizzare tutto. Un po' come quando il babbo incazzato stacca i poster delle band metal sataniche pericolosissime dalla stanza del film. Ma che storia adolescenziale dice a caso. Uno ci si potrebbe anche rispecchiare nella sirenetta. Chi l'avrebbe mai detto? Lei ormai ribelle. Ecco, questo è il motivo per cui voleva il tridente. Questo è l'esatto motivo per cui voleva il tridente. Per il laser che disintegrava tutto, sassi inclusi. Lina, e decide di rivolgersi alla strega del mare, Ursula, che ricordiamo essere inspiegabilmente cattiva. Ed il fatto che sia l'unica con i tentacoli non può che essere un caso. Perché a volte il caso non è mai casuale, purtroppo. Meno male. Sante parole, maestro. All'ingresso della grotta c'è un sacco di omini, alghe merdine brutte ed inquietanti. Il tridente di Tripone ti distrugge la roccia, quella di Minecraft. È una brava persona, sincera e soprattutto comprensiva. Le dice dal principio che lei le può dare tutto quel che vuole, ma che poi deve pagare. E che soprattutto che se non dovesse pagare, poi si trasforma in una di quelle alghe merdine. È tutto scritto nel contratto, è chiaro e trasparente. Carta canta. Quando da piccolo capivo che quei tizi erano tutti quelli che non avevano pagato, mi si imbottivano un po' di marrone le mutande. Vabbè, il patto lo conoscete. Ursula le dà le gambe e lei ha 3 giorni di tempo per farsi limonare dal principe. Sono stata chiara, 3 giorni. Ma com'è se le dava delle gambe che praticamente erano delle gambe pari a quelle di una persona di 980 kg, delle gambe grosse così, delle cosce piene di cellulosa, di cellulosa, di cellulite, ritenzione idrica, e nel contratto non c'era mica scritto che gambe ti davo, Nel contratto non abbiamo specificato che tipo di gambe ti davo, quindi devo dire. Deve essere la limonata del vero amore. Altrimenti diventa pure lei un'alga merdina. Eh sì, perché tre giorni interi bastano per il vero amore, no? Non siamo mica persone superficiali, noi, no, no. Noi ci siamo cresciuti con sta roba. Ora capite da dove arrivano tutti i nostri problemi. E d'accordi, visto che altrimenti le cose sarebbero troppo facili, Ursula le frega pure la voce. Eh sì, e che ti serve la voce per far innamorare il tizio? Ma non serve la voce, vai dal tizio e li fai... Problema risolto, devo dire. Cioè, anche a gesti ci si capisce tra umani. Non è che servisse proprio una comunicazione verbale, dai, più o meno. C'ho ogni tempo, a voi. Occhio e croce. Agli uomini le chiacchiere non vanno. Oh, Ursula, quanto saresti una Chad al giorno d'oggi. Quanto saresti una Chad al giorno d'oggi. Oddio, è incredibile come all'epoca quando la sentivamo pensavamo merda che stronza sta qua, e invece adesso sentirla così ti metti a ridere. Quanto sono cambiati i tempi, ragazzi. Si annoiano a sentire bla bla bla. Ah. E le signore fanno in modo da evitare di parlare. Si innamorano però di colei che sa tacere. E dov'è la fregatura? Fammi firmare subito. Noi siamo cresciuti con sta roba. Tutte le guerre del mondo sono causate dalla sirenetta. Ora canta. Comunque Ursula la opera e poi scoppia a ridere. La opera. Se qualcuno ride così dopo che ci hai fatto un patto insieme, mi sa che t'ha fottuto. Così ad intuito. La cosa bellissima è che la trasforma sott'acqua e la lascia là. Del tipo... La stava da abbazzare direttamente. Faccio anche notare che quando le trasformano la coda in gambe, non ha le mutande e non può più respirare. No, più che altro non ha neanche le mutande, quello è il problema. Comunque, mai bollicine furono trovate in posizione più studiata. Anche se continuo a pensare che un pesce censurino sia più elegante. È comunque facile dare la colpa a Ursula. Lei è stata impeccabile.
Oh, è stata Ariel ad andare da lei. Lei è stata onestissima, le ha detto: oh, guarda che, guarda, c'è un contratto, qua c'è scritto tutto nero su bianco, se sgarri diventi quella cosina, guarda un campione della cosina che potresti vedere, guarda quanto fa schifo. Sono stata chiara 3 giorni. Non potrai più parlare, cantare, niente di tutto ciò. Le cose vanno così, ecco là, guarda che è un po' difficile, sei sicuro di voler firmare? Sì. Sei sicuro? Guarda, riguarda la cosina che potresti vedere? Sì, voglio firmare. Boh, ok. Dai. Non posso che applaudire al suo essere per nulla scema e per nulla superficiale. Oh, alla fine ha appena accettato di rinunciare a tutta la sua famiglia per sempre, senza manco dirgli ciao, per andare da un tizio che ha visto di sfuggire una volta, con cui non ha mai parlato. Che però è bello, e quindi, no, anche se gli ha sgamato l'imbottitura nei pantaloni non vale, non è giustificato. Non possono pensare che tutto ciò lì non abbia manco le mutande. Comunque, guarda un po' il caso, che a volte il caso non è mai casuale. Il primo a trovarla è il principe. Ma vedi un po' ma che culo. Ma sto qua non c'è proprio una ciola da fare che passa tutte le giornate in spiaggia. La sua fisionomia mi è molto familiare. La sua La sua fisionomia mi è molto familiare. Tradotto, hai proprio un gran bel pezzo di culo. Perché non vieni a palazzo con me? La sua fisionomia. E così capiamo che anche il principe era incoglionito. Lui la spirulina se la fuma con la cannuccia. E quindi la porta al castello. Proprio come farebbe con una qualsiasi tizia muta trovata a caso nel regno. Specie se rossa, minorenne e svestita. Giusto, Disney? Giusto? In tutto ciò, Sebastian la stava seguendo e finisce nella cucina degli orrori. Ecco il secondo personaggio migliore del cartone. Mojo, grazie per i 5. Noi assistiamo alla vera vena gore del film. Ora, Disney, non voglio insistere, ma per tutto il film voi avete tentato disperatamente, riuscendoci, di farci provare empatia per un crostaceo e per i suoi amici pesci. E poi, di colpo, questo. Un canavazzolo francese pazzo sadico coi baffi. Gli stacca la testa, gli stacca le spine. Ma chi è che stacca la testa di un pesce? Effettivamente, anch'io ci avevo visto un po' troppa enfasi in questo orata al forno. Cioè, voglio dire, io quando preparo le orate, mica sto a commentare: ti stacco la testa, ti smembro puttana, ti eviscero troia, ti strappo la spina. Cioè, voglio dire, tagli la testa, la metti in forno. Non è che ti fare una canzone di sbudellamento di orate triglie. Cioè. Con un'accetta, con quello sguardo, ma che è Shining? Questo è sbagliato. Cioè, voi ci avete fatto appassionare, provare simpatia per gli animali soltanto così, quando ce li ammazzate davanti agli occhi, noi soffriamo. Poi di voi un taglietto gli troci così. Ma siete pazzi, questi sono traumi. Ma chi l'ha scritta sta canzone? Cannibal Corpse. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto. Sei in caldo. Rivederla così mi sta facendo sbracare da ridere. Devo rivederla Sirenetta. Perché l'ultimo che ho visto è stato Peter Pan. Che a me Peter Pan fa piangere da ridere quando lo vedo. Tutte le testate che tira uncino alle pareti mi hanno sempre fatto sbracare da ridere. Però devo rivedere anche la Sirenetta, perché sta scena mi sta facendo un sacco ridere. Gaston, no, Gaston è un tronista di uomini e donne. Francesco, grazie per i 14, Valentino. Gaston è un tronista di uomini e donne. Proprio, cioè, se Gaston fosse catapultato nel 2023, sarebbe in Temptation Island. Farebbe l'isola dei famosi. È troppo, Gaston è troppissimo un personaggio da Temptation Island. Ma troppo, stupido come la merda, tamarrissimo. È troppo lui, cioè. Ma che è sta violenza? Questo è un film dell'orrore. Ma ai tizi della Disney questo faceva ridere un sacco, perché c'è una musichetta buffa, capito? E c'è una musichetta buffa, quindi la scena è buffa, è musichetta buffa. Andiamo, amici, tutti insieme a trucidare con amore, con risate. Guardate come lo ammazza. Eric ormai si è innamorato. Ci ha messo 5 minuti, record nazionale. Mi sa che a Venezia l'acqua è piena di ormoni. C'è il chiodo, c'è. In tutto ciò vi faccio anche notare che questi stavano mangiando granchio. Ariel ha sicuramente mangiato il cugino di Sebastian, ma lei non fa una piega. E manco lui fa una piega. C'è molta moralità in questo film. Poi scena di lei che sbava come un San Bernardo alla vista di Eric e si mette in posa per la nuova pubblicità della Pantene. Adesso dobbiamo escogitare un piano per farti baciare da quel ragazzo. Boh, allo stato delle cose direi che serve a poco. Questa è già incinta. Dovrai sbattere le ciglia. Guarda, così.
Così si fa bambine. Tra in su allungare le labbra. Ce li insegnava la Disney. I valori. I due in carrozza. Dovrei solo allungare le labbra. Non hai specificato quali, però, Sebastian. I due che danzano. Adesso ne ha più di due, lei. Prima no, adesso ne ha sei. Quindi, insomma, devi anche specificare. Oh, che tenerezza. Un applauso ad Eric, che ha fatto tutto ciò col durello. Oh, mica semplice. Guarda, c'è Bershka. Oh, che bello. Evviva, ci passerò dentro almeno 5 ore. E vai. Quando lui le lascia le redini della carrozza, a lei sale una botta di spirulina. E se tu sorridi dopo aver evitato la morte, con un affianco che guida con uno sguardo spiritato da psicopatica, significa che sei pronto all'amore. Ad ogni modo sarà... Io adesso non vorrei dire, io non voglio essere stronzo perché vi amo tutte, io vi amo, non voglio essere stronzo, però stava andando tutto bene, stava guidando bene, ha dato le retini per far guidare lei, a momenti si ammazzava giù da un burrone, io adesso non voglio dire, però... Non è colpa nostra se diciamo che le donne non sanno guidare. È la Disney che ci ha fatto il lavaggio del cervello, cazzo! Attivo, oh, ma il principe non si mena. Allora il granchio Rio Mare gli fa un leggerissimo trick di lavaggio del cervello. Il granchio Rio Mare. Baciala, piaci, baciala. Fumate. Nessuno sta facendo pressioni, eh? No. Sono appena 3300 pesci e uccelli che hanno partecipato a una coreografia. E le rane che ti spiegano come si Andrea, pomicono. Grazie per la salva, Latino. Ma no, armate. E dov'è il problema? Nulla ha mai impedito due adolescenti di accoppiarsi. Specie se bagnati. Specie se uno dei due è un ex dugongo. Ma la Disney non lo sa. O probabilmente l'acqua fredda ha di molto rammollito la virilità del principe. Tipo lumaca, non so dove mi spiegare. Perché spiegherebbe come mai nella scena successiva è diventato un emo che suona il piffero. Sgualdrinella che non è altro. Parole dure. Ursula allora ha un piano. Si trasforma in velina con la voce di Ariel e si mette a passeggiare sulla spiaggia. Tanto lo sa che Eric non c'ha una ciola da fare. E infatti chi poteva trovarla? L'unico, lui. Lui è il principe, sta sempre sulla spiaggia. Non c'ho cazzo da fare. Congratulazioni, mio caro. Vogliamo sposarci il più presto possibile. Generalmente la reputerei una cosa un pochino avventata. Ma d'altronde questi qua continuano. Io sono cresciuta con i Teletubbies. Vabbè, ma i Teletubbies meno. I Teletubbies non erano così espliciti. Quelli della Disney sì. A innamorarsi di amore vero a ogni cambio di scena. Vabbè. È nata la padre, è nata. A sto principe lo dovevano tenere sott'occhio. E questo si faceva una passeggiata. Se ne tornava con 31 mogli, 12 figli, 14 divorzi. Tutto in 2 ore di passeggiata. Una cosa incredibile. La nave nuziale salpa al tramonto. Precoce. Vi faccio notare che tutto ciò il principe non è manco andato dall'altra stronza a dirle: oh, mentre andavo in bagno ho incontrato un'altra ragazzina. Vabbè, ma Barbascu è ovvio, non ti ricordi più, era ipnotizzato. Mica lo sceglieva lui. Ho deciso di sposarla, tutto a posto, no? No, manco quello. Ma il piccione spe- Non so se si è dimenticato Barbascura è una gag, perché in realtà era ipnotizzato Eric, non lo poteva scegliere lui. Come mai ti hai chiesto una cosa a Blur? Perché lui Blur è andato alle Canarie, siccome io sto pensando o a far qualcosa o a trasferirmi all'estero, volevo chiedersi come si sta alle Canarie. Ma Blur è una testa di merda, eh? Sei una testa di merda e non mi risponde. Adesso appena lo vedo al Games Week io lo inculo. Speciale scopre l'inganno e dice tutto ad Ariel, la quale alquanto imbruttita si getta in mare per raggiungere la nave e menare tutti. Il piccione elabora anche un piano per far tardare le nozze. E già qui, quando si elaborava un piano lui, potevi stare sicuro che qualche tragedia sarebbe arrivata. Il piano è denominato San Marco. Consiste nel mandare tutti gli uccelli del mondo a cagare in contemporanea sulla nave. E... piano perfetto, elaborato in anni di vandalismo infame ai danni del mondo. E qui il ciò... Anche sta scena mi faceva sbragare da ridere. Anche sta scena mi faceva sbragare da ridere. C'erano poche scene in... No, non è vero. In realtà quasi tutti i film Disney mi fa sbragare da ridere. C'erano poche scene però che mi facevano veramente morire. Una era questa. Una era Uncino che dava la facciata al muro quando scappava dal coccodrillo. E l'altra era Madame Medusa che tornava su quella roba che io non so che... Io la voglio. Io la voglio quel motorino di merda. Io non so cosa cazzo guidava Madame Medusa. Cos'è quell'ape car per paludi? Che ha il fuoco che gli esce dal culo quando sgasa? Che cazzo è? E poi voglio quel fucile. Perché Medusa aveva un fucile a pompa che sparava a ripetizione multipla? Io le voglio quelle cose. Dove sono? Lo si rompe ed Eric... Ma non era un
una moto d'acqua! Il punto è che quella roba non era una moto d'acqua, era un... Che cazzo ne so! Era uno shuttle! Era un missile terra-aria! Cioè, quando Medusa sgasava, usciva le fiamme dal motore! Che cazzo è Fast and Furious? Cioè, Medusa chi è? La mamma di Vin Diesel? Che cazzo? Non mi idea. Ma sì, che tanto. Un regalo così grande come la tua voce. Tu dirai, ma era stregato, sti cazzi. Visto com'era andata prima. Due stanno per baciarsi, ma... Ah, lo sa che era stregato. Ursula si trasforma in un trauma su tentacoli che ti sono costati anni di analisi. Tritone arriva per salvare la figlia dalla trasformazione in alga merdina, ma quella aveva firmato un contratto con doppia firma notarile, vincolante secondo la legge ai sensi dell'articolo 123,4a del codice civile. Il contratto è legale. A lui non resta che usare un trick burocratico e sacrificarsi al posto della figlia. Un trick burocratico? Un trick burocratico. Ricalcando la sua firma. Che imbecille. Funziona. E qua, per me, è presa male proprio. Quasi vede proprio la differenza nel guardare sta roba quando puzzi ancora di latte e quando invece paghi le tasse. Vabbè, ma sei stronzo, però. Empatia, gli hai dato il tridente. Per Tritonone. Ha passato giorni preoccupato per la figlia. Non può essere scomparsa. Dove sei finita, Arias? Alla figlia invece del padre non gli fregava proprio nulla. Questa sparisce per tre giorni, manca una telefonata. Come che è Madame Medusa? Tizio che non conosce, ma che bello. E quando lui si rende conto... Madame Medusa è una Karen Zitella single, è tantissimo. ...che non può salvarla dal contratto che lei stessa, idiota, ha firmato, non un singolo secondo di esitazione, si sacrifica. Il re... dignitoso pomposo del mare, divenuto per sempre un'alga merdina. Sì, ma è stata comunque una mossa di merda, perché così il tridente se lo fotte lei, e quello è il problema, cioè, capito? È stata lo stesso una mossa del cazzo, il tridente se l'è preso Ursula, e quindi dopo la tua figlia è comunque una schiava, che vuol dire? Per colpa della figlia minorenne che fa cazzate in preda agli ormoni, se ci fosse giustizia al mondo sarebbe lui l'eroe della storia, lui! Comunque, come sempre... Ciao mamma! Stiamo guardando il riassuntazzo dove la cattiva si chiama come... Sapete che mia mamma... Perché io sono mentalmente un po' stronzo, ma ho preso da mia madre, è colpa sua, perché mia mamma, quando ero bambino, mi faceva incazzare apposta. Mi diceva, anch'io mi chiamo Ursula, sono io la cattiva, e io mi incazzavo, dicevo, no, tu non sei la cattiva, non sei la cattiva! E io mi incazzavo, capito? Hai capito quali traumi ho adesso, eh? Avete capito perché sono traumatizzato? Perché ho una madre che mi faceva incazzare da bambino, e allora... Accade nei film Disney, quando un regno cade, passa al primo che acciuffa la corona e se la mette in testa. Ok. La contessa, marchesa, re, regina, principessa e tutte cose, Ursula diventa super potente. Però il principe è arrivato a salvarla, armato di cerbottana. Come? Sì, veramente, adesso questa cosa... Raiton, grazie per il 17, Valentino. Questa cosa qua io non l'ho mai capito. Cioè, questa c'ha un tridente che spara dei fasci laser della morte nera, quello gli sputa addosso un seme e quella molla il tridente. Che faceva conoscere l'unico punto debole di Ursula? La cerbottana, era ovvio! Lei si imbruttisce un pochino ed inizia a spruzzare inchiostro, che per lei è un po' come pisciarsi addosso. E si trasforma in un boss di God of War. Questa storia che alla fine il cattivo diventa sempre gigante, c'è un pochino spruzzo di mano, tipo Power Ranger. Comunque, come ogni boss che si rispetti, serve un po' di platform. Quindi gondole affondate serve un po' su cui di i nostri platform. Eroi possono appoggiarsi. Mentre tutto vortica male. Perché sì, annegarli era troppo facile. Spararli in faccia mentre nuotavano, una squinquinzellagliela. E una certa, una gondolina un pochetto più appizzuta delle altre, si infilza sotto la mammella e... è nulla. Ma che questa qua è stata, una morte di merda. Gondole, è stata lei a creare il vortice, è stata lei a diventare gigante, è stata lei a mettersi lì. Insomma... Sì, effettivamente, quella è stata una morte proprio del cazzo. Cioè, Eric non ha fatto niente. Cioè, Eric ha fatto così col timone. Basta. Non ha fatto niente, ha fatto tutto lei. Se non avesse fatto un cazzo, se ne fosse andata via, avrebbe risolto il problema. Cioè, praticamente si è suicidata. Ma questa si è sconfitta da sola. Un applauso a Ursula. Bra. Il babbo torna quell'ingombrante dugongo palestrato che era. E vedendo sua figlia minorenne struggersi nei confronti di quello che pare un modello Armani 34enne, decide di regalarle delle gambe nuove ed un vestito, a quanto pare. È pur sempre il padre.
Quindi, morale della favola, bambini, se avete qualche problema nella vostra vita, non andate da estranei che fanno stregonerie per poi rimanere fottuti, parlatene con mamma e papà. Questa è la morale della favola, specialmente se vostro padre è un dio onnipotente dei mari e ha un tridente che può fare qualsiasi cosa. Quella è la sua signorina. Flavix, grazie per i 4, manatino. Si sposa, è amore, è durato un casino di tempo, che vuoi fare? Non poteva che finire con un matrimonio. Arcobaleni in cielo, unicorni, coriandoli, peti profumati. Nessuno si sorprende del fatto che esista un intero popolo dei mari. Questa cosa posso dire che non l'ho capita. Questa cosa non l'ho capita. Nessuno su quella nave si sorprende che all'improvviso è sbucato un intero popolo degli oceani, con tanto di cultura, strutture e poteri sovrannaturali. Nessuno. Va bene. Tutti felici. E qui il film finisce, lasciandoci immaginare i loro futuri problemi coniugali. Aspetta che il principe... Ah no, c'è il 2, non è che... Per scoprire le pratiche igieniche di Ariel, un ex dugongo che non ha mai conosciuto la cellulite e soprattutto la ceretta, poi ne parliamo. Fine! Che cosa ci ha insegnato tutto questo? Non ascoltate mai vostro padre. Innamoratevi del primo che incontrate, purché sia bello e ricco. Che il dialogo non serve a nulla fin quando si hanno le zizze. Se vedete una ragazza più bella della vostra, siete autorizzati a sposarla subito, senza manco visare la precedente. Che tanto mi serve. In chiusura ci tengo a raccontare che nonostante La Sirenetta sia un film amorale, ecco, perlomeno la Disney ha avuto il buon tatto di renderlo un pochino più simpatico, ecco, rispetto alla favola originale di Andersen, che simpatica non era. Invece i russi no, hanno fatto, capito, i film che sembrano delle versioni animate della storia, che sono un incubo da presa male, sotto acidi, malessere esistenziale. Ma cos'è quella? La strega del mare? Ma quella sembra il film della Corea del Nord. Del male. Ecco, cosa diceva la favola originale di Andersen? Non lo so, però nelle favole originali molto spesso succedono cose tragiche. Giusto per aggiungere un altro po' di trauma al trauma. Ariel, in quanto sirena, non ha un'anima ed è per questo che è fantastica di diventare un'umana. Comunista! Si farà dare le gambe dalla strega del mare, che le toglie la voce tagliandole la lingua. Vabbè. Madonna, che davvero? Sì? Inoltre, da adesso, anche se dotata di gambe, ogni suo passo sarà super doloroso. Sarà come essere trafitto da 100 coltelli. E la miseria che è! Ma che sadismo! Come se non bastasse, la strega la avverte. Se fai innamorare il principe entro un giorno, vivrete felici e contenti. Ma se sposerà un'altra, morirai male, malissimo. Madonna, un solo giorno! E che? Manco Temptation Island! Ti verrà un coccolone e ti trasformerai in schiuma di mare. Che bello! E dov'è la fregatura? Sembra un affare! Fammi firmare! Il principe, manco a farlo apposta, si innamora di un'altra principessa. C'è puzza di trauma. Le sorelle della sirenetta, per aiutarla, vanno dalla strega del mare e scambiano i loro capelli per un pugnale magico. E fa slibri, grazie per i 4, fanatino. Apprezziamo il gesto, per carità, però. Insomma, per tornare sirena e sopravvivere, la dugonga dovrà pugnalare col pugnale magico il principe e bagnarsi i piedi nel suo sangue. Non è una favola questa, è un manuale di bassa macelleria. Lei però è innamorata e si rifiuta di farlo e schiatta diventando schiuma del mare. Ma tranquilli, visto che è stata buona nel non uccidere il principe, diverrà un'entità invisibile. Sì, un fantasma. Senza anima, ma fantasma. Con la promessa però che sarebbe riuscita ad andare in paradiso se avesse compiuto 300 anni di buone azioni. 300 anni di buone azioni ti fanno entrare in paradiso a gamba tesa, che pure Gesù Cristo ti guarda e dice: oh, compa onesto, sono tuo fan. Dai, prendi il mio posto. Per ogni bambino buono trovato dal fantasma, la sua pena sarebbe stata accorciata di un anno. Beh, dai, non va. Per ogni bambino cattivo trovato sarebbe scoppiata in lacrime ed ogni lacrima sarebbe stato un giorno extra. Ok, rivalutiamo la versione della Disney. Un salutazzo a tutti. Che tra l'altro poi esistono anche le favole modificate di Cenerentola. C'è anche quella di favola modificata. C'è anche la versione dove lei effettivamente non va al ballo perché non ci riesce, impazzisce completamente, ammazza le figlie della matrigna, le cucine, le dà da mangiare alla matrigna e dopo ammazza pure lei. Sono quelle favole alternative che... Vabbè, oh, come trama ci poteva anche stare, però... è un'ottima trama per un film horror, voglio dire. È un'ottima trama per un film horror, quindi... Però, non per dire, ma... Io voglio sapere... Aspetta, devo capire dov'è. Ecco, io il tuo sorriso, il tuo superpotere. Io voglio questo coso. Io voglio questo.
Che cazzo è questo? Che cos'era? Guarda, perché lei guida questo coso e io no? Che cazzo è questo? Io da bambino lo volevo tantissimo questo coso! Che cazzo è? Non è una moto d'acqua! Non è un'automobile! Cos'è sto a fare con un cannone che spara fiamme? Il volante! Il volante! Ma non è una moto d'acqua! Ma quando mai le moto d'acqua hanno il volante? Cos'è sto a fare? Questo coso era un'automobile con un cannone posteriore e sotto una blindatura in acciaio per farla galleggiare. Era questo! Era questo! Era questo! Lei ha preso un'automobile, ha tolto tutto, ha messo un cannone della guerra prussiana sotto e sotto ancora un ferro da stiro gigante per farlo galleggiare. E io lo volevo troppo sto a fare, era bellissimo, cazzo! Era bellissimo! Nella favola originale di Cenerentola, le due sorellastre vengono cavati gli occhi dagli uccellini. Oddio, non lo sapevo. Madonna santa, cattivissima, porca troia. Non lo sapevo. Questa cosa mi mancava. Però le favole originali sono tutte un po' così. Quindi... È un overcraft. Sì, ma è un overcraft strano. È un overcraft col volante che spara fiamme dal culo. Che cazzo di overcraft è questo qui? Uccellino. No, però, scusami, un overcraft. Cioè, voglio dire, questo è un overcraft. Questo qui è un overcraft. Questo è un overcraft. Quello non è un overcraft. Quello è un'altra roba. Cioè... Questo ha un'elica dietro che ruota e ti fa andare avanti. Non ha un cannone a fiamma posteriore che ti fa volare. Volare. Voglio dire, cioè, è un overcraft abbastanza strano quello di Madame Medusa, però... Allora, stavamo dicendo, vediamo un po', che cazzo ci possiamo vedere? Perché abbiamo una marea di cose da vedere, però non so bene in...